Ho ascoltato un audio di Marcello, l'eroico che sta nella piazza principale di Modena senza mascherina. E lui citava i fatti storici che riguardavano il 25 aprile, quando coloro che avevano permesso la dittatura, complici della dittatura, nascosti nelle loro cantine, nelle loro caverne, come dice giustamente Marcello, quando ci fu la vittoria dell'antifascismo, uscirono e misero tutti il fazzoletto rosso al collo, quando prima avevano la camicia nera. C'è una storia che vorrei raccontarti, Marcello. Io discendo da un deportato antifascista che è sepolto nelle fosse comuni del Lager di Emmer Dortmund, Germania. Questo mio congiunto era il fratello più grande di mio padre, aveva 21 anni, era tornato dalla Russia, ma non volendo aderire alla Repubblica Sociale Italiana, il nonno lo aveva nascosto in una baita in cima ai monti, da dove vengono i miei antenati. Purtroppo arrivarono le camicie nere, i nazisti nel paese e presero tutti i bambini, tutte le donne e tutti gli anziani, li misero nella piazza principale e li minacciarono con i fucili che se non avessero detto dove erano, quelli come mio zio, perché non era da solo, erano 4 o 5 ragazzi, classe 23, ventenni, avrebbero dato fuoco al paese e sparato sulla gente. E siccome era già accaduto che nei paesi a fianco i fascisti, le camicie nere, italiani, ad altri italiani, avessero bruciato le case, sparato alla gente, il terrore era reale. Poi qualcuno del paese ha fatto la spia, ha detto dove erano nascosti i ragazzi. Le camicie nere e i nazisti sono andati a prenderli e a calci e pugni li hanno messi sul camion. Davanti agli occhi di mio padre, aveva 8 anni, ha visto portare via suo fratello più grande, preso a calci e a pugni dai fascisti, mentre gli puntavano un fucile addosso a lui e all'altra sorella. Famiglie numerose, famiglie di minatori. Beh, da quel giorno, dal 18 febbraio 1944, la famiglia non ha saputo più niente dello zio. E il suo nome è finito sul monumento del paese come disperso. Poi è successa una cosa stranissima, che io, diventata grande, intorno ai 30 passanni, insomma, vidi un video che parlava degli internati militari italiani, dei 600.000 internati militari italiani che sono sepolti nelle fosse comuni dei lager perché si rifiutarono di firmare per la Repubblica Sociale. Avrebbero potuto tornare tutti a casa perché questo era il patto tra Hitler e Mussolini, che i prigionieri di guerra italiani, se avessero firmato per la Repubblica Sociale, Hitler li avrebbe restituiti all'Italia e a Mussolini questa cosa era andata bene, ci ha messo la sua bella firma. Così molti firmarono e tornarono, indossarono la camicia nera, spararono ad altri italiani. Mio zio no. Lui ha rifiutato. Non voleva più fare il soldato, non voleva più sparare addosso a nessuno. Non voleva tornare in Italia e sparare agli altri italiani. E così è morto. È morto di stenti, di lavoro, di polmonite, di tifo. Ecco, Marcello, chi ha pagato per la libertà di questo paese sono quelli che sono morti, non quelli che sono vissuti. Quelli che si sono messi il fazzoletto rosso intorno al collo dopo il 25 aprile, dichiarando di essere antifascisti quando avevano la camicia nera fino al giorno prima. Quelli sono gli assassini di mio zio. Quelli sono quelli che hanno creato alla mia famiglia tantissima sofferenza. Ma io ho fatto una ricerca storica, Marcello.
Ho recuperato tutta la storia dello zio. Se ti posso raccontare che cosa è successo a questo ragazzo, è perché ho fatto una ricerca storica appoggiandomi dopo il 2002 al web e all'archivio del Ministero della Difesa tedesco, che ha aperto gli archivi relativi a tutti quelli che erano stati messi nei lager, perché loro, i nazisti, erano molto precisi. Molto. Avevano tutti gli elenchi e avevano a fianco del nome il motivo per cui ce l'avevano nel lager. Come potrei essere un'altra persona? Come potrei essere obbediente a una dittatura? Non posso. Nel mio dialogo interiore con mio zio, io ho un dialogo interiore con questo parente. Lo sento dirmi questa cosa, dirmi: ma stanno portando via tuo marito con un camion? Stanno bruciandoti la casa? Stanno mettendoti davanti un fucile dicendoti: fai quello che dico, io ti sparo? No. Allora devi distinguere, Cristina, ciò che è una paura reale da quella che non lo è. Non è possibile che io, Cristina Bregoli, discendente di un eroe della Resistenza, ma un eroe vero, uno di quelli che ha pagato con la sua vita, non è possibile che obbedisco ciecamente a queste direttive sulle museruole. A me sembra di non fare mai abbastanza, a me sembra di non fare mai abbastanza, perché l'esempio che ho in casa io, che porta il mio stesso cognome, è così grande il suo esempio eroico, che quello che faccio non è mai abbastanza. Ti ringrazio tanto, Marcello. Viva la libertà, viva l'Italia libera, viva la democrazia, viva la pace.